Dopo il secondo episodio, dove in mezza giornata, sudando tantissimo, siamo riusciti a scroccare dell'acqua sullo yacht di un milionario, io e Matteo volevamo continuare a vivere il nostro sogno. E proprio in quel momento abbiamo scoperto che secondo internet Porto Cervo è il posto più costoso dove andare in vacanza in Italia, dove per esempio un gelato e una Coca-Cola possono costare fino a 60 euro. E quando l'abbiamo letto ci è sembrato quasi obbligatorio dover affrontare questa missione. È possibile fare una vacanza di 24 ore con 5 euro nel posto più costoso d'Italia? Ora mettetevi comodi e godetevi il viaggio. Allora Matteo, parte adesso la nostra giornata spendendo soltanto 5 euro. Questi sono i tuoi 5 euro. Così, dopo aver consegnato a Matteo il budget con cui sopravvivere fino a mezzanotte, come in tutte le vacanze che si rispettano, avevamo bisogno di un programma per passare la giornata. Dovete scrivermi una cosa da fare. Io ne sceglierò tre e le farò in questo video. Così l'ho chiesto a voi. Ok Matteo, ho caricato la storia. Puoi iniziare tutto. Il mitico pandino non può mancare mai. Poi oggi siamo anche fortunati perché mi hanno detto che è una delle giornate più fresche qua in Sardegna. Non ci sono neanche 43 gradi e mezzo. Quanti ce ne sono? Dovevamo stare attenti ad usare la macchina, perché se avessimo finito la benzina avremmo potuto usare l'unico mezzo di trasporto gratis che avevamo, i nostri piedi. È passata un'ora da quando ho postato la prima storia. Tra le tantissime cose che mi avete scritto c'è questa qui che secondo me è molto interessante. Vieni a Lisciaruia, che è una spiaggia qui vicino al mare, hai il parcheggio gratis, attenzione, e ci facciamo un drink gratis. Volentieri. Ti scrivo. Avevamo il nostro primo obiettivo e così la nostra missione poteva iniziare. Guarda qui, guarda che aggressività. Questo pan. Oh, era lui. Dopo aver salutato il ragazzo che mi aveva scritto, ciao caro, numero uno, gli raccontiamo quello che stiamo facendo. 24 ore con 5 euro in Costa Smeralda, difficile. E lui annuisce, distruggendo per un attimo questo nostro grande sogno, ma... Il parcheggio è gratis. Ah, meno male. Olè, perfetto. Scroccato il parcheggio, scendiamo dalla macchina. Ha lavorato tutto il giorno qua? Yes. Parcheggiatore. Non abusivo, però. Non abusivo. Per capire cosa ci propongono di fare. Cose interessanti qua vicino. Il pedalo. No. Solamente che loro sono molto. E le parole "è caro" oggi non so cosa vogliano dire. Finisce il budget di oggi. Altre cose gratis. C'è la spiaggia più in fondo dei nudisti. La spiaggia dei nudisti. Non puoi riprendere, certo, perché c'è un controllore all'entrata della spiaggia. Per arrivarci sono minimo 25 minuti di camminata. Vabbè, la spiaggia dei nudisti mi sembra un'ottima scelta. Ma siete mandati voi? Per controllare, per vedere com'è. È per fare i zozzoni tutti e due. Anche perché gratis. Sì, allora tu puoi spogliarti solamente all'interno della spiaggia. È capitato, okay, anche che gente mi venisse nuda. Così recuperate le ultime informazioni. Se stai in costume ti guardano male. Sei qua per un motivo e vieni qua in costume, ti prendono per stupido. E cercato un posto dove potevamo recuperare dell'acqua. Ma quanto l'hai pagata l'acqua? 8 euro una bottiglia d'acqua. Ah, buona. Vai. C'è sconto amico, dai. Dai, ragazzi. Acqua che alla fine loro insistono a regalarci. Mi serve l'acqua, quindi. Mi serve. A dopo, allora. Siamo pronti per i nostri freschi 25 minuti di camminata. Se non sono nudi, chiediamo. Ma dopo aver seguito tutte le indicazioni dei ragazzi, comunque non riusciamo a trovare la spiaggia. Così iniziamo a camminare avanti, indietro, a destra e a sinistra, fin quando non notiamo ai lati della spiaggia un uomo entrare in un sentiero. Cioè, perché qua vicino c'è una spiaggia per nudisti? Non so, perché è la prima volta che veniamo qui. Più avanti, perché qua c'è un'altra spiaggia. C'erano dei signori, ha detto che è una bella spiaggia, però... E io faccio la classica domanda che si fa prima di entrare in una spiaggia di persone nude. Non ha visto gente nuda? Così ci inoltriamo nel sentiero e dopo altri 5 freschi minuti... C'è un uomo nudo. No, aspetta. Mi fa molto ridere il fatto che davanti a noi in questo momento siano tantissimi signori di mezza età.
tutti convivono allegramente con questa situazione. Ma non potevamo andarcene senza fare quella domanda almeno ad una persona nuda. A me mette a disagio parlare con un uomo nudo. E perché venite in una spiaggia per nudisti? Stai morendo? Ci sei? Mi stavo spogliando. Risparmiaci sto film horror, Matteo. Così ci avviciniamo. Scusa, ma ti posso fare una domanda? Siamo molto incuriositi alla situazione. Perché una persona sceglie di venire su una spiaggia nudista? Per me e per questo. Questa non l'avevamo pensata. Questa risposta non me l'aspettavo. Ce n'è tante in Sardegna? No. Questa è una delle poche. Questa è una delle poche, non è legale, diciamo. Ah, non è legale. Okay. Vabbè, per fortuna noi eravamo vestiti. Se venisse in questo momento la polizia, qua sarebbe tutto atti osceni in luogo pubblico, denunce di questo genere? Vuoi che venga la polizia proprio mentre ci siamo noi? Ripeto, non è... Non lo sapevo. Spiaggia che il comune di Arzachena ha concesso. Nel dubbio. Grazie mille. Grazie mille, buona giornata. Arrivederci. Uno va subito a pensare male, però in realtà loro dicono: io mi voglio abbronzare tutto. In realtà, andando via, ho scoperto che vivere nudi è uno dei concetti di chi vive in modo naturista. E anche in Italia sono presenti tantissimi posti dove vivere così nudi. Insomma, il naturismo è un vero e proprio movimento che tantissime persone sposano. Tu devi abbronzare tutto, Matteo. No, a me non me ne frega niente, bravo. Però... Ma per fortuna, Matteo no. Così, dopo aver completato questo primo obiettivo, torniamo alla macchina. Grazie mille, è stato un piacere. Missione compiuta. Abbiamo fatto un'esperienza assurda. Gratis. Il nostro budget era ancora intero. Dobbiamo mangiare. Andiamo poi in un supermercato. Abbiamo speso 16 euro l'altra volta al supermercato. Prendiamo una cosa da 1 euro. E dopo un po' di frasi motivazionali. L'importante è mantenere la lucidità. Buttate lì un po' a cazzo. Ripartiamo con l'obiettivo in testa. Basta. È ora di mangiare. Vediamo questo. Abbiamo mangiato una roba da 3 stelle Michelin. Guarda un attimo che cosa ci hanno proposto, dato che sono passate altre ore. Perché era il momento di scegliere il prossimo obiettivo. Sudare, quello è sempre fatto. Gratis. E tra le tante proposte, una attira la nostra attenzione. Fare il bagno in una mega villa. Ah, vuoi scroccarla? La scrocchiamo, è difficile. Non sarà facile. Ma io avevo un piano molto preciso. Chiamiamo un po' di persone. Cioè, non era né molto e né preciso, però era meglio di niente. Ti hai qualche contatto in Sardegna di persone con la villa? Non sai che non ho mai messo piede in Sardegna io. E tra una chiamata sbagliata risponde la segreteria telefonica e qualcuna rifiutata. Conosci qualcuno con la villa con la piscina in Sardegna? Sì. Davvero? Troviamo il contatto giusto. Ma la potresti sentire questa tua amica? Sì. Vabbè, aspettiamo. Che potrebbe farci completare anche questo obiettivo. Maria Sofia, ci regalerai questo sogno? Ciao Maria Sofia. Ti sembreremo dei pazzi. Possiamo venire a fare il bagno da te? E dopo averle spiegato quello che volevamo fare, Gabri, allora ci sta. È una figata secondo me. Perché un applauso figata. A Maria Sofia. Io vado a fare il bagno a lei. È una figata. Quindi partiamo verso la sua villa a Porto Cervo. Nel viaggio, cercando su internet, scopriamo che i prezzi delle ville a Porto Cervo sono dolorosi come una passeggiata sui chiodi. Partono da 4 milioni e mezzo fino ad arrivare anche a 20 milioni. Invadiamo casa. Per il momento quindi mi accontento di fare il bagno nella piscina di un altro. Un caffè. Così, dopo aver scroccato anche il caffè, scambiamo due chiacchiere. Siamo qua da giugno a settembre. Io mi vivo a Sardegna in modo completamente diverso. Lei sicuramente ci può aiutare a scoprire meglio questo posto così particolare. Secondo me Porto Cervo effettivamente ha dei costi impegnativi da mantenere. In spiaggia, secondo me un lettino quanto costerà più o meno sui 150 al giorno. Sì. Quindi Porto Cervo è per pochi. Ma invece di quelli che risparmiano un anno per venire qui e farsi 3-4 foto, di quelli che ne pensi? Secondo me è una follia. La Sardegna appunto è accessibile anche magari in altre zone, tipo la foto dove hai fatto tu, e ti sei fermato tu a fare la foto. Costa Smeralda. Sì, quando passi li guardi e dici: ma perché, Gabri? E io forse, avendo fatto questo grande errore, non sono tra questi pochi. Pazzesco. Così, dopo aver visitato il terrazzo panoramico della villa incredibile, che bello, la cucina della villa incredibile, l'accesso su tutte le camere, il giardino della villa incredibile. Lui è Ciro. Ciao Ciro. Cazzato nero, Ciro. E poi c'è questa questa vista. E la vista della villa incredibile è il momento di completare la missione. Dai, buttati. Ma cazzo è alta?
più di 1,10 m, sai quello che sono io. Missione compiuta. Neanche la temperatura dell'acqua simile a quella del mio surgelatore mi ha fermato. Grazie ancora. Buona Costa Smeralda allora. Così, salutata Maria Sofia e tornati in auto. Sono le 6:30, adesso sto leggendo l'ultima cosa da fare e tra le tantissime proposte molto interessanti, tipo andare da un'anziana e chiedergli se le posso spalmare la crema. Però questa potevamo farla. No. No. Non è il caso. Voglio avere ancora la fedina penale pulita. Ce n'è una molto interessante. Imbucati in una discoteca e scrocca, come hai fatto già in un video di tempo fa. Tiro fuori le mie grandi conoscenze da PR. Ciao Ricky, potresti imbucarci. E dopo qualche minuto di attesa Riccardo dice ok stasera per Blue Beach. Così, con le poche forze rimaste, questo video è diventato sopravvivere, non vivere una giornata. E con ancora 5,88 euro di budget a nostra disposizione. No, non abbiamo ancora cenato. Speriamo non finisca a benzina, se ne ancora vanno in benzina. Arriviamo a destinazione per completare l'ultimo obiettivo delle nostre 24 ore in vacanza con 5 euro. Che onore trovarti qua! Da quant'è che non ci vediamo? Da un sacco, direi. Così inizio a parlare con un po' di persone. Quanto è bella sta Sardegna! Quanto è bella la Sarfregna, direi! E da subito, con ottimi giochi di parole, ci sono tante donne qua in Sardegna! Sì, è l'unico motivo per cui vengo qua ogni anno. Quali sono le tue armi di seduzione? I soldi, bro! È ricco lui! Sì. Capisco che lui è ragazzo molto umile e simpatico. E potrebbe essere la persona perfetta per completare la nostra missione. Ma stasera quanto hai speso? 100. Ancora ragazze non ne hai abbordate? No, loro sono le mie amiche, conoscevo già da prima, erano apparecchiate. E dopo l'ennesima perla di questo ragazzo molto umile e simpatico, con la conferma che bisogna puntare su di lui. Che vuol dire apparecchiate? Fighe pronte, serata e poi pronte si spera. Ma quando vado a chiedere conferma? Ma lui mi ha detto che siete le loro fighe apparecchiate. Non è vero! In verità ne siamo di quell'altro tavolo! Non sono amici tuoi qui! Li conosco di vista! Le sue ragazze mi danno una notizia orribile. Francesca mi ha detto che non ti conosce. Non... No, ma io non conosco tutti. Il mio nuovo amico, molto umile e simpatico, mi aveva mentito. Non siamo mica fighe da tavolo! Ma tu mi avevi detto che le conoscevi tutte! No, sono le mie amiche, conoscevo già da prima. Sì, bisogna sapere addomesticarli. Sono coglioni quelli con i soldi. Ma prima di cambiare tavolo faccio musica. Fai musica? Ma sei bravo? Sì, ho... Scopro di avere a fianco un grande artista. Spaccherai secondo te nella musica? Sì, tra un anno mi conoscerai secondo me. Così, mentre aspetto che passi un anno, cambio zona, incontrando uno, due, tre, tante persone senza maglietta. Ed è proprio uno di loro a spiegarmi la regola del rimorchio qual è? Il rimorchio è fare bottiglie costose così da tenere ragazze al tavolo. Che è impossibile vivere 24 ore, farle ubriacare e via. È tutto lì. Con soli 5 euro qui in Sardegna. Senza soldi non si rimorchia niente. Ah, le ragazze guardano solo quello. Le ragazze nel 2022 guardano solo quello. Tutte. Tutte. Citando anche una grande filosofa dei nostri tempi. Come dice Asia Valente in un tuo video nel 2022, chi non ha soldi è un unicorno. I poveri sono un po' gli unicorni del 2021. Cioè, si rimorchia qua in Costa Smeralda. Certo, se no non saremmo qua noi, no? Scopare sempre. Ma questa è una citazione di Bello Figo, che è? E tra qualcuno che cerca solo di riprodursi. Che cosa ha lui? Questa casa qua. Ma è ricco lui. Sì, molto ricco. Qua siamo tutti molto ricchi. E un altro che vuole dimostrarmi la sua ricchezza. E mi spingere, bro. Sì, connessi, nuova musica presto. Sì, c'ho un album pronto. Rincontro una mia vecchia conoscenza. Quando è che sarai famoso? Anno prossimo, parola, mi conoscerete. Che ci prova a scroccare da me. Ah, ma tu che mi dai se io ti metto nel video? Quello che vuoi, però, te lo giuro. Ma io non mollo. Una figa in omaggio. E quando esco per prendere una boccata d'aria, dovete ricordarvi di me poi. Ti devo mettere nel video. E se vuoi sì. Un altro ragazzo vuole essere nel video. Che mi daresti in cambio? Non posso dire al microfono. E io provo a sfruttare la situazione. Tutto quello che vuoi. E anche lui sentimento, mi offre donne, tutto. Ma perché a me? Perché sei Gabriele Vignato, il numero uno. No, io non sono questo. Chi sono io? Vagnato. Ma hai guardato mo su Insta? Guarda, hai sbagliato il mio nome. Vabbè, dai, capita. No, mi fa rimanere male sta cosa. Mi posso far perdonare? Se faccio conoscere qualche ragazza bella. Ma perché tu hai il potere di farmi conoscere
Così, ancora triste, lo seguo. Ma è legale sta cosa? Sento Vittoria! Eccomi! Non capendo cosa mi stia proponendo il mio nuovo carissimo amico. E mo che faccio? Che ci diciamo? Cantiamo! Un po' preoccupato, le chiedo: sono i ragazzi a scegliere le ragazze o il contrario? Sono le ragazze che li scelgono. E tu come scegli? In base a cosa? Devo sentire che c'è quella chimica. E tra di noi c'è. Vediamo. Ma purtroppo, anche se c'è chimica. Però sono fidanzato, scusa. Ma questo è un problema tuo. Così, salutato quello per cui io sono Gabriele Vignato, vado verso l'uscita. Ti prego, son forti, te lo giuro, bro. Devo sponsorizzare. Ma il futuro artista non vuole lasciarmi andare. Cantami qualcosa. Così lo metto alla prova. Ok, faccio freestyle con Gabriele. Spendo soldi per fare le ferie. Faccio tutte le sere fra Belvedere. Ogni volta spendo tutte le sere, ok. E impressionato da lui e il suo spendere tutte le sere. Come ti chiami? Blanco, bro. Blanco. Cerco di capire. Flaco. Blanco. Il suo nome d'arte. Franco. Flaco. Per non dimenticarlo quando sarà famoso. Bravissimo il mio amico Franco. Così a mezzanotte, dopo aver scroccato tutto questo divertimento, andiamo via. Grazie per aver fatto scoprire alla gente cos'è la cosa smeralda, completando ufficialmente questa missione. Ma te è finita. Che mazzata. La cosa bella è che siamo stati trasportati dalle situazioni. Con ancora 5,88 euro da spendere. Ma il nostro viaggio non finisce qui. Mancava ancora l'ultimo giorno, forse il più strano e particolare di tutti. Ah, partiamo. Partiamo, andiamo. Andiamo. Queste due sono da escludere. Qualcuno ci ha infamati. Ci hanno beccato.